E cari amici, buonasera, ben ritrovati dal vostro Matteo Vallero in un nuovo appuntamento in collaborazione con il nostro canale televisivo Business 24 e la nostra rivista Il Mondo, in quello che è il più classico degli incontri con personaggi molto interessanti che stiamo riuscendo a trovare grazie alla nostra redazione. E questa sera parliamo di sport, di uno sport appassionante che è la bicicletta, ma con dei risvolti sociali, etici molto molto importanti. Allora, ho il piacere di avere in mia compagnia questa sera Loretta Pavan. Buonasera, benvenuta. Grazie, Buonasera, buonasera Matteo. grazie per essere con noi. Qualcuno avrà già letto la sua intervista sul Mondo, ma questa sera possiamo un po' approfondire alcune tematiche. Per chi non avesse letto quell'intervista, ripercorriamo alcuni aspetti. Innanzitutto, il mondo della bicicletta, nato come una passione, come un amore, ma anche come una scusa, tra virgolette, per fare del bene. Diciamo, mai avrei immaginato che la bicicletta mi potesse dare questa forza, questa determinazione, questa energia, ma per me, ma soprattutto per poterlo divulgare, per poter dare degli aiuti, io dico, anche psicologici, a delle persone che quando affrontano delle difficoltà, come la malattia, come nel mio caso la malattia oncologica, la bicicletta mi ha permesso di superare, mi ha dato una grande forza. Ecco, questa sera diciamo ne stiamo parlando col sorriso, anche se è una tematica che purtroppo spesso parla di Non è altro, così, non è così. Ecco. non è così. Io cerco sempre di parlare con il sorriso perché il sorriso ti dà una forza diversa, però non è stata così quando mi è capitato. Ecco, quando uno Perché scopre quel momento. è devastante, ti crolla il mondo addosso, non riesci a vedere la luce in fondo al tunnel, ti precipita tutto e in un secondo ti vedi passare la vita, ti vedi annullare tutto e come spesso ripeto, quando mi è capitato, non avrei mai immaginato che anche il cancro avesse colpito me. Dopo che nella mia famiglia le mie sorelle non ce l'avevano fatto. Loro erano delle grandi, io dico sempre, guerriere, avevano una forza di volontà incredibile, hanno lottato per lunghi 10 anni. Una malattia oncologica che io mai avrei immaginato che non l'avessero superata. Invece, purtroppo, 35 anni fa, quando entrambe si ammalarono, sia Anna Maria che Maria Teresa, 9 mesi l'una dall'altra, si sono ammalate di cancro, hanno lottato per lunghi 10 anni, ma 25 anni fa Anna Maria e 24 anni fa Maria Teresa si sono spente dopo lunghe battaglie. Quando è successo a me dopo 6 anni, cosa potevo dire? Che ovviamente non ce l'avrei fatta. Ora tocca a me, avrà pensato, no? Ecco, diciamo un momento drammatico proprio perché già vissuto, sulla propria Esattamente. pelle in famiglia. Esattamente. E soprattutto mi ero ritrovata in un momento che non ne potevo parlare in casa perché Anna Maria aveva lasciato un bambino di 3 anni, Alberto, e Stefano di 15. Avevo un'azienda che me ne occupavo con una quarantina di dipendenti, avevo ancora la mamma e non volevo darle un'ulteriore sofferenza, soprattutto. Dispiacere, diciamo, ecco, No, la certo. mamma, si può immaginare, aveva già perso 2 figlie in 9 mesi. Io ero rimasta l'unica donna, l'unica figlia, come, cosa, cioè, che dramma. Io avevo paura che lei potesse morire di crepa al cuore. Sì che ho dovuto tenermela tutta per me, con pochi, pochi intimi. Ha trovato qualcuno con cui poterne parlare, comunque, perché forse è anche importante condividere, no? Diciamo che posso ringraziare i medici, posso ringraziare sempre la dottoressa oncologa che mi ha preso in cura, la dottoressa Gulisano. E il professor Umberto Veronesi, che allora mi operò subito,
Io dico sempre che sono stata fortunata nella sfortuna, perché ho avuto i medici che subito mi hanno preso sotto la propria protezione e in breve tempo, in 10 giorni, mi hanno operata. Sì che dico grazie alla prevenzione, perché mie sorelle mi hanno insegnato da subito che la prevenzione era fondamentale. In effetti io non l'ho sentito il nodulo. Io sono andata alla prevenzione della mammografia, dell'ecografia, ed è stata proprio l'ecografia che me l'ha trovata. E a parte le 24 ore che sono state terribili, che avevo fatto bruttissimi pensieri, ok, ho detto affrontiamo tutto e vediamo cosa ne uscirà. No, non pensavo che la ricerca avesse già fatto lunghi passi, grandi passi, e posso dire che grazie alla ricerca, grazie alla prevenzione, grazie al supporto dei medici, io dopo 16 anni sono qua che ne parlo. E qual è stato il momento in cui è scattato quel qualcosa dove ha pensato devo reagire, e non solo devo reagire, ma devo mandare un messaggio a tutte le altre persone che stanno vivendo questo? Beh, diciamo ci sono voluto un paio d'anni, perché come mi hanno operato, ho affrontato le terapie e quant'altro, dovevo tutto tenere nascosto, perché appunto non volevo che i figli che mi sono adottata e la mamma venissero a saperlo, sì che ho tenuto sempre nascosto. E però quando la dottoressa ha visto che il mio ritmo di vita, il mio sistema di vita non era cambiato per nulla, e lei mi diceva, ma non ti rendi conto che è stato un segnale molto forte? E il segnale di questa malattia è stato per te un segnale che ti doveva fermare. E dopo 2 anni, a un certo momento, una mattina ero disperata, ho lasciato l'azienda e la dottoressa mi ha detto, Loretta, devi fermarti, cosa vuoi? E lì ho deciso di dare un taglio netto e ho accettato, dopo tanta insistenza, di salire in bici. Perché proprio la bicicletta? Sì, anche perché la mia vita cos'era? Era azienda, era la famiglia, una frenesia, una corsa continua, e sì che dovermi trovare a casa, far la casalinga a 48 anni, che come sempre dico, non riuscivo neanche nemmeno a fare una lavatrice. Ma la bicicletta era già una passione? No. No, assolutamente. Se le dico che addirittura Anna, la prima sorella che si è ammalata, lei dopo le chemio, dopo 3-4 giorni, perché all'epoca le chemio erano devastanti, sono sempre devastanti, ma allora 35 anni fa veramente lei 4-5 giorni vomitava giorno e notte, terminati questi 4-5 giorni lei prendeva una bicicletta, una city bike, e andava a pedalare. Io le dicevo, ma Anna, ma tieni la forza per te. E mi dispiace molto di questo, perché non avrei mai immaginato che per lei invece la bicicletta era uno sfogo. E quando io sono salita in sella, grazie a questi miei amici che hanno insistito, mi sono resa conto che già dai miei primi 40 chilometri sono tornata a casa con una energia, con una positività interiore, che è stato, io dico sempre, un innamoramento a prima vista. A prima vista, diciamo, perché poi la bicicletta appassiona tanti italiani, diciamo è uno sport molto bello, che dà grande energia positiva anche. Sì, è faticoso, perché pedalare è faticoso, però è una fatica che io trovo che riesce a farmi tirar fuori il positivo, mi riesce a sganciare quei brutti pensieri che ti passano per la testa, anche perché non nascondo, quando tu vieni colpita da una malattia oncologica, tu hai sempre la spada di Damocle lì, perché qualsiasi cosa che tu senta, un dolore, cioè anche io dico, sono guarita, sono passati 16 anni, per ogni qualvolta che c'è un dolore strano, che c'è un acciacco particolare, che c'è un valore che non funziona, il pensiero è quello. Parliamo di un tumore al seno, che era un tumore al seno. Quindi
c'è molta sensibilizzazione verso la prevenzione, esatto. E anche tentare spesso l'autodiagnosi, no? Comunque sì. Sì. Capire se effettivamente capire il proprio corpo, se... Esatto, in effetti quando la dottoressa mi ha detto devi parlarne della tua storia, cosa ti ha insegnato, cosa vuoi trasmettere? Beh, in primis dico sempre, mi raccomando, prevenzione, 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 che è molto molto importante. Io mi ritrovo tutt'oggi, tutt'oggi, perché proprio un paio di giorni fa ho incontrato una persona che mi ha detto io finché sto bene non faccio nessuna prevenzione, ma io dico, ma perché? Ma se poi lo scopro? Beh, l'importante è che la prevenzione, guarda il mio caso, è stata la prevenzione perché io ad esempio non me lo sentivo. Se non avessi fatta prevenzione, magari dopo 6 mesi me l'avrei sentito e io non sarei più qua. Certo. Sicché io dico sempre, soprattutto dai 35 anni, iniziate con l'ecografia, poi sarà il medico di base e quant'altro che vi suggerirà mammografia e quant'altro. Però è fondamentale, fondamentale poi curare se stessi, prendersi dello spazio per se stessi, e non dire ma non ho tempo, siamo sempre di corsa, di fretta, prendiamoci. Io dico sempre, nel mio caso ho scoperto la bicicletta, però ci possono essere mille altri modi per trovare il proprio spazio. Io faccio parte nel gruppo di volontari degli Amici del Quinto Piano dell'Oncologia di Vicenza. Ad esempio, in questo gruppo ci sono un gruppo di persone che si dedicano alla danza. E allora dico, vedete, c'è chi si dedica alla danza, io mi dedico alla bicicletta, c'è chi si dedica alla musica, c'è chi si dedica alla scrittura. Perché anche nel mio percorso ho incontrato un'amica che anche lei, malata di cancro, le piaceva scrivere. E tant'è che ha scritto la mia storia a modo suo, come l'ha visto. E infatti qua un cuore sulla maglia, eccolo, esatto. Qua, esatto. Un cuore sulla maglia, questo libro che appunto avete realizzato, si può dire, a quattro mani. Esattamente, esattamente, a quattro mani, che poi è servito per Francesca esternare la mia storia come la vedeva lei. E poi questo libro ha permesso anche una raccolta fondi, perché questo gruppo di volontari in questi anni, ognuna di noi con varie attività che possiamo fare, dalle cene a chef per bene che da 3 o 4 anni viene portato avanti, ai mercatini appunto a raccolta fondi con i libri o alle mie pedalate, si sono potuti creare e far nascere 2 ambulatori, uno della nutrizione e uno del supporto psico-oncologico. Sicché anche queste donazioni di queste vendite di libri sono potute ad aiutare a sostenere questi 2 ambulatori molto molto importanti. Qua c'è un altro libro scritto da Gianni Nizzero. Esatto. Eccolo qua, Abbracciamo l'Italia. E quindi insomma anche queste sono storie poi raccontate, perché queste pedalate l'hanno portata lontano. Facciamo sì, un po' qualche esempio concreto, cosa ha sì, fatto? Sì, perché dai famosi 40 chilometri fatti proprio all'inizio delle mie pedalate, Verona Capo Nord, 4.300 chilometri in 20 giorni, ad appunto l'Abbracciamo l'Italia, 7.000 chilometri in 40 giorni, ai 56 giorni percorrendo le 19 capitali europee, e il Monte Grappa, che scalo molte volte, la Parigi-Brest e a tante altre pedalate che io pedalo non in quanto per i chilometri, però porto il messaggio della forza della speranza, che dobbiamo credere che grazie a questa positività esterna e che io esterno, che sento che può essere di aiuto oltre a me stessa ma anche ad altre, fa solo che del bene. E sicché anche perché poi spesso non sono competitive, sono sfide con se stessa. Con se stessa, ecco. Io non sono agonista, ecco. Però se mi pongo l'obiettivo di dire, come è stata la prima sfida con la Parigi-Brest,
che è stata la mia prima, diciamo, lunga distanza di 1200 chilometri, che se tu volevi portarti a casa una medaglia, un brevetto, un cartaceo, però lo dovevi svolgere questi 1200 chilometri entro le 90 ore, sicché un certo impegno è tutto in autonomia, senza supporto, senza niente, ti devi gestire il sonno, ti devi gestire la velocità e quant'altro, il cibo e tutto. E per poi appunto il Capo Nord, che è stata la seconda sfida, perché pedalare per 20 giorni consecutivi, poi il secondo step 40 giorni consecutivi, il terzo step 56 giorni, sicché è tanto un aiuto di testa, tanto. Io dico sempre, come in tutto, il 70% che fa è la testa e il 30% nel caso, ovvio che ci vuole un po' di allenamento, perché niente improvvisi, assolutamente, poi soprattutto con la bicicletta non viene niente improvvisato. Durante queste corse, queste pedalate, documentate tutto sui social? Sì. Che è importante, sì, che la gente appunto, sì, andiamo, la segua. Sia su YouTube e sia sulla pagina Facebook, dove appunto Loretta Pavan, e anche su Instagram, diciamo che è tutto quanto documentato proprio per poter aiutare, non per farmi pubblicità, ma bensì, certo, che se la storia può essere utile, ben venga. Abbiamo detto, ne parlavamo prima fuori onda, per essere un'ispirazione. Esatto. Ecco, dire, beh, se l'ha fatto Loretta, posso farlo anch'io. Esattamente. Questo, al tempo, quando la dottoressa me lo diceva, tu potresti essere di ispirazione, non ci credevo, perché, come le dicevo prima, cosa potevo ispirare che le mie sorelle non ce l'avevano fatta? Io avevo sempre quel pensiero lì, le mie sorelle non ce l'hanno fatta, come posso farcela io? E invece, ripeto, grazie alla ricerca, grazie alla prevenzione, fortuna, perché anche la fortuna è importante. E se posso essere di ispirazione e questa mia storia può essere di aiuto a ispirare, ad aiutare ad altre, perché no? Sì, che la divulgo proprio per questo. Tra l'altro lei ha portato un volantino questa sera, sì, un di questa associazione Amici del Quinto Piano, ecco lì, e c'è un cuore come il cuore che ha nel ciondolo questa sera, ed è un'associazione molto bella appunto che concorre appunto a queste iniziative. Esattamente, infatti quando mi hanno chiesto di partecipare e conoscendo i membri di questo gruppo, non potevo dire di no, anzi, anche perché sono tutte persone, pazienti, ex pazienti, familiari, che ci siamo unite e ognuna di noi ha cercato di portare in questo gruppo proprio quello che ognuna di noi vedeva che mancava quando vieni colpito dalla malattia, cos'è che poteva mancare. Ed è per questo che in questi anni, e anche questi due ambulatori, SETA e SPES, uno supporto psico-oncologico e l'altro della nutrizione, ognuna di noi vedeva che mancavano. E sì che stiamo appunto supportando questi due ambulatori e abbiamo in mente anche altri progetti, sempre per aiutare chi deve affrontare questi percorsi difficili e di poter essere utile per poter dare una mano, insomma, in questi momenti di difficoltà. Vedevo che ci sono anche dei bei acquerelli, molto, sì, belli. Sì, sono dei acquerelli stupendi, ecco, nel libro, un abbraccio, sì. Sempre di vari artisti o di un artista? Sì, sì, ci sono proprio degli acquerelli, che anche questi acquerelli ne abbiamo qualcuno in vendita. Sempre a scopo sempre benefico. Sempre solo a scopo benefico, eccolo, totalmente. Qua. Molto belli. Perché ad esempio, come alcune volte mi viene chiesto, ma te Loretta, chi ti supporta? Ecco, le raccolte fondi sono esattamente totalmente donate a questi progetti. Io quando faccio questi lunghi viaggi vengo supportata da aziende vicentine che mi supportano nelle spese. Loro sono molto sensibili, ho una decina di aziende che mi conoscono nel territorio e vedono che effettivamente tutto ciò che viene fatto, e loro mi sono sempre vicino. E veramente. Poi soprattutto in questo periodo
in cui la beneficenza è stata un po' sotto l'occhio del ciclone, bisogna dire che c'è chi fa beneficenza per davvero. Per ecco. Totalmente, ecco, tutto documentato da uno, c'è cioè tutto. Perché è anche un peccato poi perdere la fiducia verso queste iniziative, no? Anche perché noi come Amici di Quinto Piano siamo un gruppo di volontari, ma siamo sostenuti, facciamo parte della Fondazione San Bortolo di Vicenza, che è una fondazione molto precisa, cioè proprio molto seria. Molto. Sì che noi in primis, ma poi anche supportati da questo, no, ci rende veramente felici. Anzi. Prossima missione, c'è già qualcosa in programma? Beh, di idee ne ho tante, sono tutte pronte lì per essere sviluppate, perché ovviamente non si può nulla di improvvisare. Però intanto cerchiamo nel territorio di cercare di coinvolgere magari altre donne che si possono raccontarsi e magari pedalare insieme. Questo mi piacerebbe molto e confido in effetti di fare un bel gruppetto di donne che bel raduno. Esattamente, magari anche nell'occasione dell'Ottobre Rosa. Bene, benissimo. Allora grazie davvero, grazie per essere stata con noi, Loretta Pavan. Grazie a voi dell'invito. Grazie, complimenti davvero, insomma, per queste iniziative molto belle, e vi ricordo appunto che voi potete ritrovare questa storia anche sul sito ufficiale della nostra rivista Il Mondo, potete rileggere, potete rivedere naturalmente anche su YouTube, e speriamo davvero che, senza dover fare ecco paternalismi o insegnamenti, nessuno vuole insegnare niente a nessuno, ognuno ha la propria esperienza, è giusto che la viva come ritiene, ma possibilità di orientare, focalizzare le proprie energie in un ambito che possa, diciamo, aiutare veramente a guarire, a curarsi, a guarire da queste brutte malattie, credendo nella ricerca, che speriamo che faccia veramente sempre passi da gigante. Vi do l'invito a restare sintonizzati su Business 24, su 410 del Digitale Terrestre. Vi ricordo la nostra rivista tutti i mesi su Amazon Kindle e naturalmente in abbonamento, e l'appuntamento con Il Mondo Incontra, che torna settimana prossima. Grazie per essere stati con noi, buona serata.